intanto il Pescara si è mosso non bene, benissimo, ma a parte che già era da quest'estate che si parlava dell'ipotesi di Embalo che potesse venire a Pescara. Il problema in questo momento, purtroppo, però speriamo di risolverlo, è legato all'allenatore, perché purtroppo gli allenatori hanno tutti sta malattia che vorrebbero avere i 50 giocatori a disposizione. Allora, fra il Palermo e il Pescara, in linea di massima una logica di accordo c'è già. Sì. Il problema è che in questo momento colui che sta tenendo bloccato il trasferimento è l'allenatore. Noi stiamo lavorando per cercare di risolvere il problema prima possibile. Voi dovete sapere che io addirittura ho detto al giocatore l'altro giorno di andare dal mister e dire: mister, io qua sto trovando poco spazio, voglio andare a giocare a Pescara. Sì. L'allenatore gli ha risposto, secondo me anche a mio modo di vedere sbagliando, perché un allenatore che sa già che il giocatore non è, tra virgolette, anche per una questione di modulo, un titolare inamovibile, quando dice un giocatore che è titolare della sua squadra, per lui non lo fa andare via, secondo me si sta prendendo anche una responsabilità abbastanza pesante. Sì. Ma per un motivo, perché nel momento che tu dici un giocatore che secondo te tu lo consideri un titolare, ti metti anche nella condizione, se il giocatore dopo non dovesse giocare, di avere un problema in casa. Il problema secondo me oggi non dipende da noi, nel senso, giustamente il Pescara è su Embalo, il Pescara è già su Embalo da 2-3 settimane, ovviamente è una questione secondo me anche di rispetto e di logica nei confronti di una squadra che sta cercando fortemente un giocatore e che ad oggi ancora vede rinviato un'ipotesi, perché ad oggi la realtà è questa. Io devo essere onesto e sincero, perché il vostro direttore ha fatto un lavoro egregio, perché in un momento di fine settimana dove era sabato e domenica, se ne poteva stare a casa con la famiglia, si è messo in macchina, è venuto addirittura a casa mia per parlare del giocatore. Questo sta a dimostrare l'interesse e l'intenzione che c'è da parte della società. Poi dopo 2 giorni ci siamo visti addirittura col presidente, che anche lui si è messo in macchina assieme al suo direttore sportivo, e sono venuti, se non a casa mia ma vicino a casa mia. Io penso che noi abbiamo il diritto, il dovere di aspettare, perché se lo merita il Pescara,